Vieni da Chiale a Pinerolo, ci sono gli sconti per il rinnovo del negozio. 5% sui TV Color, 10% su piccoli e grandi elettrodomestici, casalinghi e ferramenta, 20% sull'arredo giardino. Vieni a trovarci, siamo nell'area commerciale di Abbadia Alpina. Lavorando per ampliare il distributore Total Erg di Porte, quello che si trova all'ingresso del paese. Ma non si tratta di semplici lavori che permetteranno tra l'altro l'aggiunta di una colonnina per il GPL, ma qui sorgerà un nuovo parco giochi per la gioia dei più piccoli. Infatti, per poter ampliare l'area di servizio, la Total Erg ha dovuto domandare al sindaco di Porte, Laura Zoggia, un appezzamento di terra proprio vicino a dove già in passato c'erano dei giardinetti per i bambini. Autorizzazione subito concessa dal primo cittadino di Porte, che però ha chiesto alla Total Erg, in cambio del terreno, di realizzare a spese loro un nuovo parco giochi con più giostre. I lavori termineranno nelle prossime settimane e parallelamente la Total Erg stamperà, a spese sue, un libro con le testimonianze di articoli pubblicati da giornali e tante fotografie che raccontano i 10 anni della battaglia del Comitato Statale 23 per ottenere la circonvallazione che toglie al paese inquinamento acustico paragonabile a quello di una grande città. Il nuovo disegno di legge sulla montagna, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, recepisce le proposte fatte dall'UNCEM relative alla necessità di una governance stabile per le terre alte, che metta al centro le unioni montane di comuni. Così il presidente UNCEM Lido Riba commenta il testo che ora passa all'esame del Consiglio regionale. Oggi viene riconosciuta l'Unione Montana di Comuni come soggetto cardine per le politiche di sviluppo socio-economico della montagna. L'Unione raccoglie l'eredità delle comunità montane, le competenze e il finanziamento. E il vicepresidente UNCEM, Giovanni Francini, fa presente che le unioni dovranno essere operative al più presto. Sarà importante agire congiuntamente istituzioni politica, sindacati ed enti locali. E richiedono anche uno stanziamento di almeno 6 milioni di euro nel bilancio 2014 della Regione Piemonte. Statue in legno e in osso, oggetti legati al matrimonio, alla vita di tutti i giorni e al culto dei morti. Questi sono alcuni esempi delle sculture che verranno esposte in occasione della mostra Forme d'Africa, dove il rito diventa arte, che verrà inaugurata sabato alle 15 presso il Salone dei Cavalieri di Pinerolo in via Giolitti 7. La mostra, dedicata all'arte africana con pezzi che provengono dalle aree subsahariane, sarà aperta fino al 3 novembre con l'ingresso gratuito. L'iniziativa è promossa e organizzata dal Museo Civico Etnografico di Pinerolo. Dunque, i visitatori vedranno delle straordinarie opere d'arte africana, soprattutto con lo spirito etnografico, quindi sono opere che sono espressione della cultura materiale, della cultura di queste popolazioni africane, del Centro Africa soprattutto, e che sono una testimonianza viva di quanto oggi, anche e anche nell'immediato passato, l'arte contemporanea abbia ripreso da questi modelli originali popolari africani. Sto parlando dei riferimenti che può avere quest'arte con l'arte contemporanea rispetto a Picasso, rispetto a Braque, rispetto a anche i più recenti italiani. Molti si sono ispirati a quest'arte, quindi li vedremo tante di queste opere.